padre di casa. Sì, ma non vince. Qualcuna di ieri e qualcuna dell'altro ieri. Ma dov'è il tuo cellulare? Però ho poca batteria e ho poca. Perché sono in ritardo, cioè hanno, infatti non c'è caldo. Lì ho già capito come funziona. L'iPad? Era compresa nella della dama e ti danno come eccola salame. Però vedi come sono vabbè che prima si giocava in questo campo. Adesso si gioca su un campo solo, però si arriva in questa bella finale. Però magari non dà importanza a tutte le partite. Cioè la vostra partita finale c'è lo speaker, c'è la terra. Poi combinazione, c'è la squadra di casa. E allora ci sarà il tifo, ci sarà... secondo me no, no ma non risponde niente, ma non risponde a finire la partita. Guarda che faccio, non mi piace.
Sì. È maggiore la carica. Non è che salivi tantissimo. Tipo le spre, le palle e le spre fanno avanti. Ah sì? Sì, sì. Che prima eravamo a 9. Non me la sento. O è meglio? Sì, ci sarà, secondo me, ci sarà molta, cioè, molto rumore di sottofondo. Però, la sensazione ce l'ho. Cosa dici? Come ti chiami? Andrea, di cognome? Sì. No! No, adesso mai ho sentito. No, lui sta facendo. Hai sentito cosa mi ha detto? No. Che non posso commentare la partita, sennò la rovino. No, nel senso. Ah! Ah. Stanno entrando in campo le squadre. Grande entusiasmo qua al comunale di Sesto San Giovanni, stadio Breda. Grande calore oggi allo stadio. Si giocherà la finale della prima edizione del Metropolitan Football Club Cup tra l'Atalanta e la squadra di casa, la Pro Sesto, che è arrivata a sorpresa. Ferro! Così. Dai la morte! Dai la vita! Ferro, segna! Tribuna gremita di spettatori per questa attesissima finale di questa prima edizione della Metropolitan Football Cup. Tutte, si sentono tutte, non ho il microfono. No, faccio qualche commento. Ragno! Il grido del, l'urlo di carica della squadra di casa, sostenuta da un pubblico caloroso e rumoroso in tribuna. Tutto pronto, le due squadre sono già sistemate. Sarà il Pro Sesto a dare il calcio d'inizio della partita. No, non è andato. Bravissimo. Lui mi sta aiutando a... Bravo, bravo, bravo. Lei iscritti in più, bravo. Ma credo si scriverà tutta bravo. La prima. Ok, io la faccio. Anche se sette, perché io entro con tutti i miei amici. Bravo.
conclusione in porta della partita dall'unica ragazza che è in campo, Giulia. L'Atalanta adesso che sta manovrando all'altezza del centrocampo, poi tenta una conclusione da una lunga distanza e seconda conclusione in porta della partita, stavolta ad opera dell'Atalanta con un tiro da lunghissima distanza bloccato in presa dal portiere della Prosesto. Vedete che il pubblico è il giocatore in più, proprio perché il fattore campo si farà sentire in questa delicata sfida finale del torneo. Tanti per la protesta. Mi fai ridere. Giustamente ci ha fatto notare Mattia, nostro amico e collaboratore oggi in tribuna, che le due squadre finaliste sono due squadre italiane, quindi ancora una volta la ribalta il calcio giovanile italiano in questo torneo internazionale, dove ha visto la partecipazione di numerose squadre straniere di altissimo livello, tipo Orange, Aidus di Spalato, Nordjylland, Lelilà, squadra francese, Ranger di Glasgow, l'Everton, squadra inglese, quindi una nutrita schiera di corazzate straniere, eppure in finale ci sono arrivate due squadre italiane, una che abituata a queste finali di tornei che è l'Atalanta, una inedita, a sorpresa la squadra di casa, la Prosesto. Però trascinata da un pubblico caloroso e rumoroso sugli spalti che rappresenta il giocatore in più in campo, proprio per... la spinta che può dare ai suoi beniamini di fronte a una squadra così blasonata. Adesso c'è un affondo, un'iniziativa personale, solitaria, semina poi arriva in zona tiro, ma il tiro sibila oltre la traversa e si perde sul fondo. Grande occasione per l'Atalanta al quarto minuto della quattro minuti, ma già una partita vibrante. Adesso è l'Atalanta che sta cercando di far salire un po' il muro difensivo degli avversari. Si riesce con questa combinazione 1-2 e poi il tentativo di mettere un pallone in mezzo, che però pallone non colpito bene, si impenna e va oltre la linea di fondo per la rimessa con i piedi del portiere della Prosesto.
Processo che supera la metà campo, è costretto a tornare indietro, perde il pallone, ne approfitta subito l'Atalanta per questa ripartenza. Vedete, cinque giocatori dell'Atalanta dentro in avanti, quindi l'Atalanta che quando attacca con... con il reparto. Adesso c'è un lancio fuori misura. Sì, lo faccio quando il pallone è fermo, allora allargo l'inquadratura. Ancora un tentativo in avanti dell'Atalanta con un'altra conclusione in porta, ben piazzato il portiere della Procesto, non ha difficoltà a bloccare in presa la palla. Ritmi alti in questa fase iniziale della partita, 7 minuti di gioco. Aia, non va più la non va più, vedi? Non va più la diretta. Adesso non andava più. No. Adesso c'è. Vedi, quando cambia il colore vuol dire che non va più la diretta. Vedi, live diventa giallo, vuol dire che non c'è più la... Sai perché ci sono... devo mettere dentro una chiave, una string key si chiama, e loro mi danno un indirizzo. No, non è difficile. No, se lo faccio io non è difficile. Minuti del primo tempo, partita che adesso si è un po' spenta nella sua foga agonistica. Nessuna delle due squadre cerca di affondare i colpi, ma si cerca di tenere il possesso palla. Adesso interrompe il possesso palla, però recupera subito l'Atalanta sulla sinistra. Fa viaggiare sempre su quella fascia, ma non ci arriva il suo compagno. Passaggio un po' lungo. Mattia, nostro amico collaboratore,
dice che l'Atalanta ha una leggera supremazia di gioco, territoriale soprattutto, in pratica ha in mano il pallino del gioco e la Prosesto deve solo cercare di interrompere le manovre nerazzurre. È la tattica che deve adottare in questi casi la squadra che sulla carta è sfavorita dal pronostico. Rappresentanza anche dei tifosi dell'Atalanta, però anche se giochiamo a Sesto San Giovanni, praticamente in casa della Prosesto. La conclusione da lontano, una conclusione pericolosissima, forte, calcia bene, però preso un po' da troppo d'esterno, però un Atalanta che dà l'impressione di voler arrivare alla conclusione da qualsiasi posizione, anche da lontano, come abbiamo visto. Applausi per l'unica ragazza in campo, la Giulia. Vedete con quanta personalità col pallone fra i piedi cerca di... È vero. Ci sono i supplementari? Allora è ancora più difficile per la Prosesto, perché se concedi un po'. L'Atalanta, la conclusione in porta, ancora il portiere della Prosesto che risponde molto bene a questo tentativo forte di un attaccante dell'Atalanta che ha calciato molto bene da dentro l'area, ma si è trovato sulla traiettoria il portiere. Vedete con quanta... con quanta tecnica distribuisce il pallone il numero 11 della Prosesto. Tutti i passaggi che arrivano a destinazione. Non spreca un pallone, gioca per la squadra molto bene questa ragazza che sta... Adesso c'è un contropiede dell'Atalanta, purtroppo abbiamo perso la connessione, non abbiamo visto, purtroppo la connessione è un po' instabile, non abbiamo una diretta fluida,
è stato un pallone, passo solo. Commentarlo, un pallone che ha attraversato tutta l'area dell'Atalanta, non è arrivato all'appuntamento l'attaccante della Pro Sesto, poi c'è stata una ripartenza dell'Atalanta, poi chiusa dalla difesa. Purtroppo abbiamo dei momenti di defiance della diretta, e anche perché qua le interferenze con i cellulari sono frequenti, quindi siamo oltre il sedicesimo di gioco, 4 minuti poco più alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato, però partita sempre viva, sempre aperta, con il Pro Sesto che sta producendo uno sforzo immenso, enorme, trascinato da un pubblico caloroso per cercare di... Fallo netto, purtroppo. Non siamo in grado di farvi vedere questa punizione. Non torna più. Secondo me non torna più. Oh, torna. Riccio, quello lì. Ancora abbiamo perso una bella azione offensiva della Pro Sesto. Pallone che è arrivato nell'area piccola per la deviazione, però deviazione fuori porta di un attaccante della Pro Sesto. Però l'Atalanta che non riesce a frenare queste indiavolate azioni di offensive, vedete, stavolta spreca un buon pallone il giocatore della Pro Sesto, che aveva la possibilità di... portarsi sul fondo, invece ha preferito dare il pallone a un suo compagno, pallone che poi è finito a un giocatore dell'Atalanta. Non si sblocca il risultato, meno di un minuto alla fine del primo tempo, comunque una finale agguerrita, equilibrata fino adesso. Ricordiamo l'annata è la 2006, quindi under 12 la categoria, quindi ragazzi giovanissimi in campo, e finisce adesso con un risultato di a reti bianche 0-0. No, pari età si è, quindi grande risultato per la Pro Sesto arrivare in questa finale prestigiosa.
però sta tenendo la... Ricordi, Cremona, via Mantova, piazzale della Libertà. Sai dov'è? C'è il distributore automatico di yogurt, ricotta. Provincia di Cusco. Quanto ti è costato? Sei macchina di tiro? No, il cavalletto è grande. Questa è una valigetta per attrezzi, chiavi. E questa roba qua serve quando la parete quello. No, adesso la finale. La finale c'è lui. Deve, vedi, sta operando molto bene. Mi ha messo la grafica grande, no, bravo. Bravo. Poi ho lui l'opinionista. Poi ho questa signora che si alza sempre in piedi. E l'amo! Seduti! Si parte! Secondo tempo, bravo, partito. 20 minuti ancora per dare un nome al vincitore. Risultato ancora fermo sullo 0-0, ancora bloccato sullo 0-0. 20 minuti ancora di partita. Poi in caso di parità si andrà ai tempi supplementari. E poi ancora ai rigori. No, è il finale. No, no. Adesso per l'Atalanta. Deviazione sotto porta, deviato in calcio d'angolo, quindi calcio d'angolo per l'Atalanta dalla destra. Batte un destro, quindi pallone che avrà una traiettoria a uscire dalla porta. Adesso l'Atalanta che è costretta a tornare a passare indietro, tornare addirittura al portiere, il pallone. Sempre però in possesso palla l'Atalanta, che adesso cerca di manovrare sulla destra, far viaggiare ancora sulla, su quella fase, su quella corsia, il pallone, chiuso molto bene. Adesso... Ancora un calcio d'angolo, non l'abbiamo visto perché avevamo... un'inquadratura, una persona che stava passando sull'inquadratura. No, solo che è passato davanti quel signore lì e non si è visto. Adesso è... la Prosesto che fa fatica a uscire e a spazzare il pallone, sempre in forza in l'Atalanta. Purtroppo abbiamo difficoltà noi con la connessione, dobbiamo scusarci con il pubblico proprio perché adesso... Sta andando? Non è una buona connessione. Non vado a guardare il telefono, vedrai che si stoppa. No,
ogni tanto va, ogni tanto va via, è brutto quando fa. Ora va, va, va. Guarda. Dai, prova a guardare qua. Vedi, vedi che adesso... Adesso la connessione non è buona, secondo me va a scatti. No, adesso addirittura non c'è più. Non è buona la connessione, secondo me va a scarto. Secondo me ci sono troppe interferenze con il segnale. Stavolta non interviene l'arbitro, ma c'è stato un evidente fallo ai danni di un giocatore della Pro Sesto che si stava portando in zona tiro. L'arbitro forse ha lasciato continuare il gioco per la regola del vantaggio, ma poi ha perso il tempo il giocatore. Però poteva concedere la punizione. Cosa? I supplementari. Io al posto dell'arbitro avrei concesso la punizione proprio perché ha perso il tempo, la corsa e quindi la possibilità di calciare in porta, ma non è stato di questo avviso l'arbitro e quindi l'azione è sfumata, un'azione che poteva diventare pericolosa per la Pro Sesto. Quindi nulla di fatto. 25esimo minuto di gioco. Stavolta non c'è stato intervento falloso. Ma... altra conclusione, stavolta. Andiamo ai rigori. Scommettiamo. Cosa scommettiamo? Allora, se l'Atalanta vince, cioè diciamo al tempo regolamentare, è Giovanni. Perché sono lui che fa lo scontro. C'è stata una bella parata del portiere. Giovanni ci deve dare 2 euro. Se invece vince Giovanni. No, non soldi. Soldi no, perché non. Ok. Giovanni deve dire che è scarso e che è commentatore. Si deve iscrivere, si deve iscrivere al tuo canale. Bravo. Bravo, mandare tutti i suoi contatti, la mia pubblicità. Se invece vinci Giovanni non lo fa. Ok, ci sto. Vedete con quanta tecnica riesce a difendere il pallone il numero 11, glielo nasconde. Eh? Ah, lo conosci? Atalanta, sì. Grande giocata in avanti dell'Atalanta. È lui, me lo sta facendo lui. Grande giocata in avanti dell'Atalanta. Sponda.
mi sa che bisogna che vince lui la scommessa. L'Atalanta sta spingendo tantissimo in questo secondo tempo, addirittura. Però resiste eroicamente la difesa della Prosesto. Sta mettendo tanta qualità l'Atalanta in questa partita. Avete visto prima la sponda in area che liberava, sbarcava in area l'attaccante dell'Atalanta, che poi ha calciato male, il pallone è finito sul fondo, però da ottima posizione, da posizione favorevolissima, ma è stata bella la sponda del suo compagno a liberarlo proprio solo in area. Adesso c'è una doppia sostituzione. Non lo so. Una finale dove c'è un leggero dominio dell'Atalanta, che però non riesce a sbloccare il risultato, anche perché il portiere della Prosesto si è messo in evidenza con degli interventi strepitosi, soprattutto sul cross che è uscito. Speriamo che non va via la connessione, se ci sono i rigori. Se ci sono i rigori siamo fregati. Tutti lo conoscete? Sì,
sanno. Stanno 5 minuti, stanno tenendo molto bene il campo i giocatori della Procesa. No, però però riesce a frenare bene le azioni offensive della Panenka. Anche se l'arbitraggio è un rappresentante è uno degli organizzatori, si prende il suo carico di contestazioni proprio perché è intervenuto e ha fischiato un fallo su un intervento pulito di un giocatore della Prosesto che ha colpito il pallone. E quindi a giudizio del pubblico in tribuna non era fallo da fischiare a favore dell'Atalanta. Ormai manca pochissimo. Ma l'Atalanta vedete che cerca di accelerare le giocate. Io spero che ci siano i rigori. Io lo spero. Spero che non ci siano i supplementari. Perché sennò viene... fa gol alla Prosecco, c'è un boato. Meno di 3 minuti. Deve... Ma tu hai il tempo su... Girami su... È la partita qua. È la grafica che lui praticamente controlla la grafica del video. Sono altri sport. Quanti iscritti hai? 2000. Sì, 2006. Ma pochi, pochi. No, ma non paga almeno. Un euro per persona. No, ma va. No, sono iscrizioni così, senza... Incredibile,
fatto dalla fine, c'è stato un errore difensivo e l'Atalanta sblocca il risultato e probabilmente chiude la finale con questo gol. Che lascia un po' di amarezza per questa finale che ormai si stava concludendo. A reti bianche, a un minuto dalla fine c'è stato il colpo del KO, si può dire. Un gol molto bello, un tiro incrociato da posizione difficile. Adesso siamo nei minuti di recupero. 17 secondi di recupero, Gio. Però la Pro Sesto ha giocato alla pari con... e solo un episodio alla fine ha condannato questa squadra che veramente ha dato dimostrazione di grande... qualità. Poi per arrivare in finale in questo prestigioso torneo... E si chiude adesso la partita con la vittoria al photo finish per 1-0 dell'Atalanta. Grande amarezza per il pubblico di casa e grande entusiasmo invece per la tifoseria di parte nerazzurra per questo incredibile epilogo a un minuto dalla fine. Ciao, ci vediamo. Ciao, grazie di tutto ragazzi. Ciao, buon proseguimento di carriera. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Berro! Dopo questo dove si possono vedere? Dopo, adesso ero in diretta, però la diretta io cerco di caricarla tutta la partita su YouTube. Canale si chiama? Coach 6100. Come? Coach 6100. Nuovi iscritti. Con nuovi iscritti, ciao. Ciao ragazzi. Ragazzi, Bobo, dovete andare giù, Ciao, ciao.